In grano la nuova marcia. Allora, è un concetto molto importante questo. Immaginate di avere un campo vettoriale. Cos'è un campo vettoriale? Associo ogni punto dello spazio un vettore. E supponiamo per il momento che il campo vettoriale non dipenda dal tempo. I campi vettoriali possono benissimo dipendere dal tempo. Se voi andate qua al finiciatolo che passa e guardate l'acqua, in un certo punto della, se questo è l'argine, un certo punto dello spazio, voi potreste associare a questo punto un vettore che rappresenta la velocità dell'acqua in quel punto. Se ci fosse un pezzo di sughero che sta galleggiando, quando passa per questo punto, che velocità ha? Voi disegnate una freccia che rappresenta la velocità del sughero qualora passi di là. Ma in un certo istante, perché se guardate lo stesso punto del fiume un istante dopo, se il fiume ha delle turbolenze, dei mulinelli, un sughero messo allo stesso punto in un istante successivo magari si sta muovendo in questa direzione. E quindi il campo vettoriale è cos'è? È un associare in ogni punto dello spazio e in generale anche in un istante del tempo un vettore. Quindi io voglio considerare una situazione in cui queste frecce non cambiano nel tempo, almeno per ora. Più avanti parleremo di campi vettoriali che variano nel tempo, le onde elettromagnetiche, il campo elettrico e il campo magnetico saranno dei vettori e in un certo punto dello spazio, al variare del tempo, il campo elettrico punterà in alto oppure in basso e cambierà, sarà tutto che cambia nel tempo. Quindi io voglio considerare un campo vettoriale per il momento un problema molto semplice, dove ha una dipendenza dello spazio arbitrario, ma che non cambia nel tempo. Quindi in ogni punto della lavagna io disegnerò delle frecce, cioè non è che lo farò, dovete immaginare che in ogni punto dello spazio ci sia una freccia con una certa direzione e un certo modulo. Indicherò il campo vettoriale con la lettera V. Quindi in ogni punto dello spazio voi avete una freccia, d'accordo? Per esempio, io potrei scrivere così, deve essere chiaro quello che sto cercando di fare. Potrei scrivere una cosa del genere. Facciamo, che so, A, X, U di X, 0 U di Y e 0 U di Z. Questo è un campo vettoriale e in ogni punto dello spazio ho una ricetta che mi dice dammi le coordinate e io ti dico il vettore che c'è. Quindi io potrei provare a disegnare questo campo, per esempio questo è l'asse XY e questo mi dice che in un punto qualsiasi della lavagna che avrà delle coordinate XYZ, questo mi dice come disegnare la freccia. La freccia, guardate, sarà una freccia che punta nella direzione X e quando X è positivo allora la freccia sarà nella stessa direzione di U di X. Quando X è negativo, supponiamo che A sia maggiore di 0, si intenda. Quando X è negativo, allora la freccia V è in direzione opposta a U di X. Ma tutti i punti che hanno lo stesso X avranno la stessa freccia, perché vedete che la ricetta mi dice che il vettore che devo disegnare non dipende da Y e da Z. Giusto? Quindi proviamo a fare qualche schizzo, no? Silenzio, se no do per dato e cambio argomento. Per esempio, tutti questi punti che hanno x uguale a 0, la freccia che disegni questo punto è il vettore nullo! Invece questo punto qua, che ha un certo valore di x, la freccia che devo disegnare qua, è nella, se A è positivo, è nella direzione u di x e dipenderà dal valore di x. Quindi se io dico che, ok, questa è la freccia qui, questo punto che ha lo stesso valore di x ha una freccia identica. Questo è il punto che ha, una, che ha un valore diverso da y, avrà lo stesso valore di x, lo stesso valore del vettore. Perché? Perché condividono la coordinata x. Invece immaginate un punto che sia qua, questo punto. Guardate, deve essere chiaro dove io sto disegnando la freccia a partire dal punto, cioè la freccia nasce nel punto.
e lo disegno. Guardate la convenzione, in un punto disegno una freccia che nasce in quel punto e ha un certo modulo, ha una certa direzione. Quindi in questo punto io disegno questa freccia. In questo punto che freccia disegnerò? Disegnerò una freccia che ha modulo doppio di quello che ho disegnato in questo punto. Perché? Perché questo è una x doppia di questa. E quello che la ricetta mi sta dicendo, se raddoppio la x, il vettore ha un modulo doppio. Quindi il vettore in questo punto, ammesso che questo sia un punto che è veramente alla distanza doppia, in questo punto qua io devo disegnare una freccia che ha modulo doppio. In questo punto lo sto disegnando, eh? In questo punto qua, che ha lo stesso valore di x, disegnerò una freccia così. In tutti i punti che hanno lo stesso valore di x, disegnerò una freccia che è identico, perché la ricetta mi sta dicendo che la freccia che devo disegnare dipende solo da x, non dipende da y, non dipende da z. Quindi un punto che è fuori dalla, se questo è l'origine, l'asse z esce dalla lavagna, questo punto qua che esce dalla lavagna avrà pure lui una freccia che è identica a lui. Per esempio questi punti qua, un attimo che uso il mio, che freccia disegno in questo punto? Questo ha un x come valore assoluto uguale a questo coordinata x di questo punto, al valore assoluto della coordinata x di questo punto è uguale al valore di questo, però è un x negativo e quindi questo vettore è in direzione opposta, quindi io disegnerò di qua una freccia che è così. Questo punto qua, che aspetto ha la freccia in questo punto? Va a sinistra, perché è un x negativo, e avrà un modulo triplo di questo. Vedete come l'ho costruito? Quindi questo qui, 1, 2, 3. Vedete che io con questa semplice ricetta riesco concettualmente a immaginare e riempire lo spazio di frecce. Questo è un esempio di un campo vettoriale. Guardate come è fatto, tutte le frecce sull'asse y, cioè su tutti i punti che hanno x uguale a 0, il vettore è nullo. Più ci si allontana dall'asse x, più la freccia cresce in modulo, ma cresce in maniera lineare, cioè raddoppio o triplico, quadruplico la distanza da x uguale a 0, avrò una freccia che cresce in proporzione. Quando x è maggiore di 0, la freccia va di là, quando x è negativo va di là. Proviamo a farne un altro, immaginate questo è un altro campo. Che aspetto ha questo? Guardate cosa sta dicendo, di nuovo A maggiore di 0. Guardate cosa sta dicendo questo. Anzi, voglio fare una piccola modifica, così rassomiglia. Facciamo questa piuttosto. Cosa hanno in comune questi due campi? Le frecce che disegnerò sono nella direzione x, giusto? Perché la direzione del vettore è data dal versore. Quindi il campo vettoriale che sto per disegnare saranno pure delle frecce che vanno nella direzione x. Notate la rassomiglianza, ma guardate la differenza. Adesso la ricetta di come disegnare le frecce, la direzione è d'accordo, ma il modo delle frecce sta in maniera diversa. Se questo è l'asse y, questo è l'asse x, allora per esempio a tutti i punti che hanno y uguale a 0 la freccia è nulla, quindi le frecce nulle sono quelle su questi punti. Invece questo signore qua che ha una y diverso da 0, positivo, la freccia che direzione ha? La direzione è l'asse x, ma il verso è verso destra, d'accordo? Quindi in questo punto io disegno una freccia che è in questa direzione. Questo punto qua, che ha una y doppia, cosa disegnerò? Una freccia che ha modulo doppio, perché il modulo sta crescendo con y. E il segno algebrico, in questo caso, quando y è maggiore di 0, è positivo, quindi concorda in direzione x. Questo punto qua ha un modulo che è triplo. 1, 2, facciamo le cose per bene.
Ok? Questo punto qua, che freccia disegnerò? Y negativa, quindi è in direzione opposta a V di X, quindi ho una freccia che è così, e potete immaginare come sono disposte le frecce. Ok? Questo punto qui, che direzione ha la freccia? Quello ha lo stesso Y di questo qui, e quindi ha una freccia identica a questo. Questo punto qua ha una freccia così, questo punto qua ha una freccia così, questo punto qua ha una freccia che è così, questo punto qua, mi capite? C'è qualcuno che non capisce? Vedete come io posso scrivere matematicamente una ricetta e in ogni punto dello spazio posso disegnare delle frecce. Altro esempio. Ho un campo vettoriale con due pezzi. Provate a farlo voi con inchiostri diversi, un inchiostro rosso e un inchiostro blu, e poi una volta che in un certo punto della lavagna disegnate questa freccia e questa freccia, la ricetta dice che dovete fare la somma vettoriale. Che aspetto ha un campo vettoriale fatto così? Che aspetto ha un campo vettoriale fatto così? Che aspetto hanno questi due campi? Provate a fare lo schizzo. Vi sfido, lo potrei chiedere a uno scritto. Questo aveva frecce così, che si allontanavano dalla... Peccato che l'ho disegnato, di nuovo lo rifaccio. Queste erano frecce che andavano così. Una cosa del genere. Mannaggia me che l'ho cancellato. Ok? Guardate la differenza tra queste frecce, come sono disposte, no? Un campo che è di questo tipo, quindi ho fatto questo e ho fatto questo. Questo è questo qui e questo quello là. Poi vi chiedo di sfidarvi e aggiungere un pezzo per quanto concerne la direzione. Guardate queste frecce, sembrano... attenzione alla parola. Attenzione alla parola. Sembrano divergere. Queste frecce vanno di là e queste frecce vanno di là, vanno in direzione opposta. Queste invece è una cosa diversa. Sembra quasi che quello che è sopra stia andando in quella direzione e questo va di sotto. C'è una tendenza quasi in come in un certo modo di ruotare, di girare, cioè questo sembrerebbe, questo ha una vaga tendenza a ruotare, questa non ha una tendenza a ruotare, questa ha una tendenza a divergere, ok? Per esempio questo qua, se queste fossero delle forze, se questa e questa fossero, se fosse un campo di forze questo, voi potreste dire che questa signora e questo signore formano una coppia. E quindi se io vi chiedo quella coppia torcente che direzione ha? È entrante nella lavagna, non vi pare? Queste e queste fanno una coppia entrante. Questa e questa fanno una coppia entrante. Coppia entrante. Quindi questo qua sembra ruotare in questo modo. Cioè se le mie dita fossero, non so, una... Dovete immaginare che il mio pollice entra nella lavagna. Invece qua non c'è nessun momento torcente se questo fossero delle forze. D'accordo? Cominciate a ragionare così. Va bene, allora il concetto che voglio introdurre oggi parte da un campo vettoriale. Eccolo qua, la V. In ogni punto della lavagna, ogni punto dello spazio, ci avete un vettore. Per cortesia. Quindi la lavagna, io disegnerò tutto nella lavagna. La lavagna, possiamo immaginare di avere gli assi XY sulla lavagna, in ogni punto della lavagna c'è una freccia. Le frecce possono essere diversi tipi, possiamo avere frecce che sono forze, possiamo avere frecce che sono la velocità dell'acqua,
possiamo avere frecce che sono il campo elettrico, il campo magnetico. Ci sono tanti tipi di frecce in fisica. Quindi facciamo un discorso matematico. Allora, questo sia un punto sulla lagna, è un luogo, è un punto nello spazio, e questo sia un altro punto nello spazio. Prima cosa che voglio dire, che voglio immaginare, è che dal punto A al punto B, immaginate di fare un percorso, di scegliere una curva. Il problema di matematica è questo. E immaginate che la curva sia, che so, questa. Lo esagero un po', faccio una curva S ancora più spettacolare, una che fa una cosa del genere, ok? Curva S, è un percorso. Quindi io voglio fare una, questa è una curva, vedete che curva, e lo voglio approssimare con una spezzata. Una spezzata per me sarà come si potrebbe dire in italiano? Beh, per esempio, l'approssimazione più semplice, molto grossolana, della curva che ho scelto per andare da A a B è una linea retta, no? Dico, senza tante pippe, sono andato da A a B. È ovvio che la vera curva ha fatto una cosa del genere. Questa qui è una molto grossolana descrizione della curva vera. Come faccio a fare una descrizione? Sempre una descrizione approssimata, se la stima un po' migliore, cosa faccio? Beh, potrei dire, prendo questo punto qua, prendo questo punto qui, e faccio delle tappe, cioè vado da A a questo punto direttamente, vedete che questa spezzata, quindi come potrei definire una spezzata? Una spezzata è la somma di tratti rettilinei, va bene così? Forse non è la definizione più corretta, ma credo che mi capiate. Non è una retta, ma fatta di tanti segmenti rettilinei, una spezzata. E vedete che il vantaggio di questa spezzata qua, con due tappe, è che almeno cattura l'idea che vado un po' a sinistra e poi faccio un tratto quasi rettilineo e poi il curvo verso... no? Vedete che almeno cattura un po' l'andamento a S, vagamente. E io posso fare la descrizione molto più, un'approssimazione, una spezzata ancora più fedele. Come? Scegliendo un numero di tappe. Se questa è la curva, io potrei fare una spezzata che segue ancora più fedelmente la curva vera, se scelgo numerose tappe intermedie. Quindi questo è il punto di partenza, questo è il punto finale, e posso andare da qua a qua, 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 eccetera, e capite che vedete che questa spezzata qui descrive in maniera ancora più precisa la vera curva. Quindi qual è l'idea che faremo? È ovvio che sceglierò un numero crescente di tappe, però voglio anche che le tappe non siano troppo distanti uno dall'altro. Cerco di fare in modo che la distanza tra le tappe tenda a diventare sempre più piccola, perché deve essere chiaro, spero che lo sia, che uno studente potrebbe dire, per descrivere molto bene la curva con una spezzata scelgo tante tappe e va bene, allora lui parte tutto pieno di energia e fa una tappa e comincia a stufarsi. Che barba, che palle. E a un certo momento non ne posso più, track! Ha fatto tante tappe, ma c'è una tappona, una grande tappa, una tappa con un grande spostamento, che rovina il tentativo di descrivere con una certa precisione la curva vera. Quindi la strategia è sì fare tante tappe, ma fare tanti punti, no? Punti intermedi, ma la distanza tra i punti deve diventare piccola, perché voi potete farne tantissime, molto ravvicinate, ma se poi buttate in cesso il tentativo di farne tante, perché in effetti è uno grande, è evidente che l'approssimazione, la descrizione della curva va a farsi benedire, per usare una parola non eccessivamente lunga, d'accordo? Va bene? Allora, prima concetto, adesso facciamo, per ora
ci sono vettori in quello che ha detto, certo, perché questi sono vettori di spostamento. Tra i primi vettori che abbiamo considerato in questo corso c'era il vettore di spostamento. Qual è lo vettore di spostamento netto nell'andare da A a B? Lo spostamento netto è questo vettore qua, track. Se io disegno delle tappe, questo tappa, questa, intendo, qua c'è il bar, qua c'è il bagno, qua c'è un altro bar, qua c'è un altro bar, ovviamente voi vi fermate spesso perché bevete e poi dovete andare a urinare, è ovvio che dovete fare tappe, no? Qual è il vettore spostamento dall'inizio alla prima tappa? È questo vettore qua, sono vettori spostamento, vettore spostamento è questo, vettore spostamento è questo, vettore spostamento è questo, è questo, è questo. Quindi avete tanti vettori spostamento. Adesso immaginate che la lavagna si è riempita di un campo vettoriale V. Questi sono vettori spostamento. Adesso con un altro colore disegno. Deve essere chiaro che adesso ho il campo V. È il campo V. E io voglio fare la seguente cosa. Per ognuna di quelle tappe, la prima tappa è in questa zona della lavagna, l'ultima tappa è in questa zona della lavagna. In questa zona della lavagna, in ogni punto della lavagna per quello, c'è una freccia viola. Non cerco di disegnarla perché ovviamente diventerei matto e anche voi. Ma dovete immaginare che ci saranno in questa zona, nei punti di questa lavagna ci sono tante frecce. Allora io cosa voglio fare? Voglio fare una cosa del genere. Voglio per la prima tappa, quindi questa è la prima, la seconda, la terza, quindi c'è un'esima tappa, questa è l'ennesima tappa, n1esima, ci capiamo? Per ognuna dei miei spostamenti intermedi, per ognuno di questi delta RI, quindi c'è una delta R1 che è questo vettore che ho disegnato, c'è una delta RI che è lo spostamento dell'iesima tappa. E questi vettori hanno componenti, no? Potrei scrivere che questo è delta x1 u di x più delta y1 u di y, e se fosse un problema tridimensionale avrei uno spostamento nella direzione z così, dove questo rappresenta lo spostamento da questo punto a questo punto, quindi delta x, faccio una zoomata, se questo è il punto A e questo è il punto, chiamiamolo P1, questo è lo spostamento delta R1, beh, posso immaginare che questo sia il mio asse X e asse X e asse Y, e quindi questa è la mia scomposizione del vettore, da qua a qua, questa rappresenta delta X e questo rappresenta delta Y, ok? Ognuno di questi vettori può essere scomposto se io decido di mettere in evidenza delle direzioni, sono vettori. Quello che voglio fare è ognuno di questi, per esempio la prima, voglio fare il prodotto scalare con un vettore V che in qualche modo rappresenti questa zona dello spazio. Allora io decido, perché sono il docente io, decido io, che voglio usare il vettore che è nel punto A, questo punto qua. Quindi immaginate che qua ci sia una freccia, che so, la freccia è questa qua. La freccia viola che ho appena disegnato è la freccia che è in quel punto. Allora io cosa faccio? Voglio fare V1 prodotto scalare delta R1. Poi vado alla seconda tappa. Quindi tutto il percorso lo divido in tappe. Vado alla seconda tappa, quindi cosa faccio? La seconda tappa è rappresentata da questo vettore spostamento e io voglio fare il prodotto scalare tra questo vettore della seconda tappa per il vettore viola che è in questo punto, quindi sto usando la convenzione, magari questo è un vettore che è diverso, no? Perché non è detto che il campo vettoriale sia costante, uniforme, cioè le frecce. La freccia che è in questo punto è diversa dalla freccia che è in questo punto, è diversa dalla freccia in questo punto. Tutte le frecce in questi punti sono diverse.
in generale. Certo che la forza peso non è così, no? La forza peso in ogni punto dello spazio usa la stessa freccia, ma se un campo vettoriale è così, arbitrario, la freccia qui è diversa dalla freccia qui, avrà una direzione diversa e un modo diverso. Allora io decido di prendere il valore del campo vettoriale all'inizio di una tappa e moltiplicarlo scalarmente per il vettore spostamento di quella tappa. E faccio così. E continuo fino a esaurire tutta la curva, cioè sto facendo questa sommatoria qua. Non voglio stare là a cambiare completamente il gesso, credo che mi capiate. Costruisco questa sommatoria. Notate come l'ho costruita. È una scelta mia, del docente, arbitraria, perché magari se avessi fatto la lezione domani avrei scelto di usare per la prima tappa, di usare il vettore alla fine della tappa invece che all'inizio. O magari il giorno dopo ancora, o uno di voi potrebbe dire per la prima tappa non uso il vettore viola che è qua, ma uso magari a metà. Posso un'infinità di scelte, quindi quello che io ho appena fatto è un numero. È un numero, non vi pare? Questi sono prodotti scalari. Ognuno di questi può essere 0, se V e delta R sono ortogonali, può essere maggiore di 0 se V è leggermente nella stessa direzione di delta R, o può essere minore di 0 se V punta in direzione un po' opposta a delta R. Quindi questo è un numero che può essere maggiore o uguale a 0, sommo un numero che può essere maggiore o uguale a 0, eccetera. Ottengo quindi una somma di numeri che possono ognuno essere maggiore di 0, uguale o minore di 0, e quindi ottengo una somma che può essere maggiore, uguale o minore di 0. Ma sono numeri, è un numero questo. Che numero ottengo se a parità di tappe avessi usato frecce diverse? Invece della freccia all'inizio avessi usato una freccia altrove, sulla stessa zona della lavagna, vedete? Questa è la stessa zona della lavagna. Quindi qua, in tutti i punti, sia di questa spezzata che della curva vera, perché questo sta approssimando la curva vera è questa, questo andare dritti è solo un'approssimazione. Tutti i punti, rifaccio questo disegno qua, la zoomata. Per essere molto chiaro, non è facile per me descriverlo e neanche voi per semplicemente ascoltare passivamente quello che dico. Dovete meditare. Se questo è il punto A, e questo è il punto P1, quindi questa è la prima tappa, la curva vera fa una cosa del genere, l'approssimazione è andare dritti, ok? Chiaro questo? Adesso io prendo il vettore netto della tappa, che è questa freccia bianca, e costruisco un prodotto scalare tra la freccia bianca e una freccia viola, ma quale scelgo? Di tutti i punti che ho evidenziato qua, quelli della curva, quelli della dritti, io voglio scegliere una freccia viola che rappresenti questa zona della lavagna. Ma quale scelgo? C'è un'infinità di scelte, giusto? E ognuna di quelle scelte, che io scelga questo punto per disegnare la freccia viola, questo punto come ho fatto là, o questo punto che è sulla curva vera, questo non è la curva vera, questo è un andar dritti, questa è la strada, questa è un andar dritti. Tutti i possibili punti che posso scegliere avrò diverse frecce viola in generale. Ne devo prendere una e fare il prodotto scalare con questo delta R1. Questa che scelgo la chiamo V1. Quindi, ma quale ho usato? Vedete che ho un'infinità di scelte. Quindi ognuno di noi, anche essendo d'accordo sui punti intermedi, quando scriverà questo strano oggetto dipenderà da il valore che ottiene, dipende da come lui ha scelto quelle frecce. Siete d'accordo? Ma cosa succede nel limite che il numero di tappe, il numero di punti intermedi cresce e che la distanza tra le soste diventi sempre più piccola? Cioè, a cosa succede nel limite che n tende a infinito, quindi il numero di tappe tende a infinito, e che il modulo
degli spostamenti nelle tappe tenda a zero, perché questi delta RI tendono al vettore nullo, e non che ne ho uno ciccione lungo che rimane lì a rovinare, ma devo fare tante tappe e ogni tappa corta, sempre più corta, sempre più numerosi e sempre più corte. Cosa succede? Che tutte le possibili modi di scegliere la V, il numero che ottengo, i numeri che ottengo sono diversi, perché ho diverse scelte di V. Ma le differenze tra i numeri che ottengo tendono a sparire. Più tappe faccio e più corte faccio le tappe. Dovrebbe suonarvi familiare questo col concetto di integrale. Cosa facevate con l'integrale? Avevate una curva e la approssimavate con dei rettangoli. La base dei rettangoli era in qualche modo legato a quanti rettangoli sceglievate, ed era la base dei rettangoli. Invece l'altezza era un'altezza che doveva rappresentare la funzione in quel tratto di curva, in quel tratto di x. Se questa era la funzione e questo era il tratto x, voi costruivate un rettangolo che era largo delta x, e quanto alto lo facevate? Se sceglievate il valore a sinistra, avevate un rettangolo la cui area sottostimava l'area sotto la curva tra qua e qua. Se sceglievate questo valore qui, avevate un rettangolo che sovrastimava, ma potevate usare tante diverse altezze, no? Avete un'infinità, quindi ognuna di quelle, quando voi fate la delta XI, e questo è la delta XI, e la moltiplicavate per l'altezza della funzione, la chiamate FI, ma qual è FI? Questo, avete un'infinità di scelte. Quindi ognuno di voi scriverà qualcosa che è diverso a seconda di come assegna l'altezza del rettangolo, ma nel limite che il numero dei rettangoli tenda all'infinito e i delta XI tendono a zero, tutte le stime convergono verso lo stesso numero, la stessa cosa. Questa sommatoria, per una data spezzata, dipenderà dalla vostra scelta del vettore. Questo vettore I è il vettore che caratterizza questa zona della lavagna. Questa zona, il secondo tratto, avrà un suo vettore. Questo è un terzo, ognuno avrà un vettore. Avete diversi valori per questa sommatoria, ma nel limite che il numero di tappe tende all'infinito e che lo spostamento di ogni tappa tenda a zero, questa roba, tutte queste possibili somme convergono verso un unico numero. E quell'unico numero si scrive nel seguente modo. È una nuova notazione. Ovviamente concettualmente è molto simile all'integrale, ma non è un integrale ordinario, si chiama integrale curvilineo. E si scrive così. Quindi è un integrale curvilineo. E si scrive così. Il simbolo della somma diventa il simbolo integrale. D'accordo. Poi dovete scrivere qualcosa che vi ricordi, in ultima analisi, da cosa viene. Viene da questa sommatoria, dove gli addendi della sommatoria sono dei prodotti scalari tra un vettore spostamento e un vettore V, che è di quella zona dello spazio dove lo spostamento sta avvenendo. E quindi si scriverà così. V prodotto scalare dr. Poi, siccome questa curva va dal punto A al punto B, scriverete pure qualcosa che rassomiglia ai vostri vecchi estremi di integrazione, però dovete scrivere da qualche parte, magari la notazione che uso io, dovete specificare la curva, perché per andare da A a B ce ne sono un'infinità di modi, non vi pare? Se questo è il punto A e questo è il punto B, c'è la curva che abbiamo appena disegnato, ma c'è anche quest'altra curva, o c'è questa curva qui. Sono tutte curve diverse che esplorano zone diverse della lavagna. Questa curva passa per questa zona della lavagna e poi questa zona della lavagna. Questa curva qua passa in una zona che questa non esplorava. Quindi in questo spostamento qui, quando vado a fare questo spostamento, qua avrò un valore di
di V, che non ha niente a che fare con i valori di V qua. Sono zone diverse da ragni e quindi sono diversi V. Quindi io nella mia notazione devo in qualche modo, a per me concettualmente, devo capire che questo oggetto che ho costruito dipende dalla curva. Questi spostamenti sono spostamenti che legano veramente punti nella lavagna, particolari punti. E quindi devo in qualche modo dire, se ok, se questa è la curva che mi interessa, quello che è il primo che ho disegnato, se questa è la curva C, questa è la curva C1, questa qua un po' a chicana chiamava curva C2, questa qua la chiamo C3, sono diverse curve, io devo dire che quell'oggetto è di una di quelle curve. Quindi userò una notazione, per esempio, quasi così. La curva C, cioè è un integrale curvilineo su quale curva? Cos'è un integrale curvilineo? Prendete la curva che vi piace, che va dal punto A, volete due punti, ecco due punti, tra A e B. Volete calcolare l'integrale curvilineo del campo vettoriale V? Specificate la curva, ecco la curva. Come si fa a costruire l'integrale curvilineo? Avendo scelto la curva, avendo due punti, A e B, inizio fine, avendo specificato la curva, fate la spezzata. Fate una spezzata, ecco una spezzata. Trac, 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 una spezzata un po' di cazzo, ma è comunque una spezzata. Fate una stima dell'integrale curvilineo. La stima cosa sarà? V1 prodotto scalare delta R1 più, anzi facciamo la sommatoria che è morta lì, che facciamo prima, da 1 a 3. Quale VI? Quale V1? Quale V2? Quale V3? Fate una scelta! Vi piace questo punto qua, questo punto, questo, fate la vostra scelta e fate questo numero qui. Quello che ottenete è una stima dell'integrale curvilineo che congiunge A e B lungo la curva vera. Volete una stima migliore? Cosa fate? Scegliete più tappe. Volete una stima ancora migliore? Aumentate il numero di tappe. No, facendo in modo però che ogni spostamento dell'iesima tappa vada a diventare sempre più corta, mi raccomando. A furia di far questo, costruite stime di questo. Solo nel limite che n tende a infinito e che delta r tende a zero, avete il valore vero. Se scegliete 100 tappe con delta r di un centimetro, avete una stima. D'accordo? Va bene? Dovete specificare la curva. Altra piccola notazione. Per esempio, supponete che il punto A di partenza coincida col punto B di arrivo. Cioè che la vostra strada, la vostra curva, sia una curva che mangi la coda. Cioè voi partite qua, fate un giro, state spostandovi in questa direzione. State spostando, sto facendo una spezzata. Vedete? Mi sposto, mi sposto, mi sposto, mi sposto, mi sposto, mi sposto e torno indietro. Ok? Allora, come si scrive l'integrale curvilineo lungo una curva chiusa? La si scrive così. Ovviamente devo specificare la curva. Scriverò questo, e questo deve capire che questo viene dal fatto che sto facendo spostamenti e per ogni spostamento sto chiedendomi qual è il prodotto scalare con il vettore in quella zona dello spazio, e poi per ricordare che è una curva chiusa, che non ha estremi volendo, metto un cerchio, questo è proprio un cerchietto, notazione, ok? Notazione, quando vedete quel cerchietto vuol dire che la curva C è una curva chiusa. Le curve chiuse hanno un nome, sono chiamati circuiti, ok? E non è un caso per gli elettrici di voi che un circuito elettrico è chiamato circuito, perché forma una curva chiusa, ok? Quindi questo oggetto qui, che è un integrale curvilineo di un campo vettoriale lungo una curva chiusa, ha un nome, si chiama circuitazione. Questo è la circuitazione
dv del campo vettoriale lungo il circuito. E cos'è un circuito? È una curva chiusa. Quale curva chiusa? La curva C. Vedete che la curva specificata è chiusa, si chiama circuitazione. Invece quando è una curva non chiusa, con estremo iniziale, estremo finale, quello è un integrale bilinea o integrale curvilineo, ok? Quando la curva è chiusa, quell'integrale curvilineo si chiama circuitazione. Va bene? Qualche semplice teorema che spero sia chiaro. Questo è il punto A, questo è il punto B. Immaginate che questa sia la solita curva, ecco perché la disegno, faccio fare, non riesco a fare tante curve che se lo somigliano molto. Fate una stima, facciamo una stima grossolana, tre tappe. Una, due, tre. Quando voi andate da A a B, quali sono le tappe delta R1, delta R2, delta R3? State andando da qua a qua, da qua a qua e da qua a qua. Se voi invece andate da B ad A, lungo la stessa spezzata, se volete lungo la stessa curva, ma lungo la stessa spezzata, gli spostamenti sono invertiti, non vi pare? Quindi, questo è andare da A a B, questo non c'entra niente, lo cancello. Le stesse tappe, sono gli stessi bagni, gli stessi alberghi, gli stessi bar, e voi ripercorrete la strada tornando a casa, ma fate sosta negli stessi punti. Quando andate da B verso A, state facendo questi spostamenti, non vi pare? Ok? Quindi da questa dovrebbe scendere immediatamente, senza alcuna, senza dimostrazione alcuna, come è ovvio, in matematica si direbbe che è triviale, non merita nemmeno essere mostrato, dovrebbe essere evidente a voi che l'integrale curvilineo lungo una qualsiasi curva C da A a B di un campo vettoriale è uguale a l'integrale curvilineo da B ad A sulla stessa curva cambiato di segno. Dovrebbe essere evidente quello. Perché, e ovviamente io non sono un matematico che liquido tutto dicendo che è triviale, voglio almeno dare una bozza di idea. Immaginate che questo sia un punto e questo un altro punto, e questo sia il vettore spostamento da questa tappa a questa tappa, da questo cesso a questo cesso, lungo l'autostrada. Va bene? E voi state andando in quella direzione. Va bene? Immaginate che questo sia il vettore dove, eccolo qua, che io voglio usare il vettore in questo punto. Ecco qua, track. Io voglio fare il prodotto scalare di questi. Quindi vedete che è un numero positivo, perché il vettore V e il vettore delta R sono, no? Hanno, diciamo che la freccia viola ha una componente che è nella direzione dello spostamento e quindi ho un prodotto scalare positivo. Ma quando inverto la marcia e sto andando da questo punto a questo punto, ecco che il mio prodotto scalare ha cambiato segno. Non dico altro, dovrebbe essere evidente che quando scambio il punto di partenza con il punto d'arrivo non faccio altro che introdurre un segno meno. Quando seguo la stessa curva, si intende. È chiaro? C'è qualcuno che non capisce questo? Allora, attenzione, in generale, quando vado da un punto A a un punto B e seguo questa curva qui e ottengo un numero, chiamiamo questa la curva C1, e ottengo quindi il numero da A a B sulla curva 1 di V prodotto scalare da R. Se cambio curva sempre da A a B, che so, faccio così, questa è la curva 2, questa curva sto andando in questo modo. Quindi vedete che
comincio a mettere delle frecce sulla curva, perché questo mi dice che sto andando da A a B. Questa freccetta che ho messo qua mi sta dicendo qual è il verso con cui io seguo la curva. Il linguaggio dei matematici mi dice il verso con cui sto facendo l'integrale curvilineo. Ho una curva e sto specificando come quei delta R sono. Io mi sto spostando da A a B. E questa è la curva 1, e magari un colore diverso perché così si legge meglio. In viola è un'altra curva, d'accordo? E l'altra curva la sto facendo così, sempre da A a B. In generale, proprio perché queste due curve vanno a esplorare zone diverse dello spazio, i vettori viola, i vettori V saranno diversi. Quindi io non mi devo aspettare di trovare lo stesso numero. In generale, l'integrale curvilineo da A a B, ma lungo la curva diversa, mi dà un numero diverso. Però c'è una famiglia di campi vettoriali estremamente importanti. Vedete che, non mi ricordo chi l'ha detto, forse era Einstein che diceva che la natura non è maligna. C'è una famiglia di campi vettoriali molto importanti dove l'integrale da A a B non dipende dalla curva. Cioè, se io scelgo una curva 1 o una curva qualsiasi 2, ottengo sempre lo stesso numero. È molto bello questo risultato, ed è sorprendente. Adesso vi farò magari nelle prossime ore, tra oggi e giovedì, degli esempi. Esistono campi vettoriali che hanno questa incredibile proprietà, che nonostante io vada da A a B, lungo curve completamente diverse. Per esempio, questa è la curva magari che va dritta, e un'altra che fa tutto il giro della periferia della città, quindi questa esplora vettori che sono qui, questa curva esplora vettori che sono qua fuori. Per quale motivo uno dovrebbe pensare che andando da A a B lungo la curva dritta che esplora questa zona lavagna venga fuori esattamente lo stesso numero, se io vado a pigliare e fare punti scalari con vettori che sono distantissimi? È sorprendente come proprietà, eh? Quindi esistono, e vi dovrò esemplificarli, campi vettoriali dove avete sempre il valore dell'integrale curvilineo dipende solo dal punto iniziale e finale e non dipende dal dettaglio della curva. E questi campi qui, questi campi vettoriali, hanno un nome, ok? Uno dei nomi, voglio usarlo in maniera un po' informale, poi mi correggerò più andiamo avanti, e uno dei nomi si chiamano campi conservativi. Campi conservativi, sto usando la parola conservativo apposta perché dovrebbe farvi capire che sto cercando di legare le cose che abbiamo fatto stamattina con un nuovo strumento matematico. Ma è un nome non proprio rigoroso, i matematici hanno un nome molto più rigoroso, solo che è una parola nuovissima ed è anche un po' difficile da ascoltare, si legge ma bisogna stare attenti. I campi dove questo vale, io tra amici diremo che sono conservativi, poi dirò esattamente quando è che si può usare la parola conservativo. Anzi, lo dico subito, si può usare la parola conservativo, ha ragione, quando il campo V è una forza. Quando V è una forza, allora è corretto dire che un campo di forze che ha questa proprietà, cioè che non dipende, che l'integrale curvilineo dipende solo dal punto di inizio e dal punto di fine, non dai dettagli della curva, quando il campo è uno di forza, allora quel campo di forza si dice che è conservativo. Questo è corretto. Invece, se è un campo matematico di qualsiasi natura, mettiamo conservativo tra virgolette, conservativo è speciale per forza. Il vero nome è strano, è irrotazionale. Ok? Notate, è non rotazionale, non rotazionale. Questa è la parola tecnica, non rotazionale. Va bene? Allora, proviamo ad andare avanti, ovviamente abbiamo una pausa che sta venendo e credo che a questo punto conviene fare la pausa. Quindi cos'è un integrale curvilineo? In ultima analisi è una sommatoria
del prodotto scalare di uno spostamento per un vettore. Un altro spostamento per un altro vettore. Un altro spostamento per un altro vettore. Tenete su, tenete il... fate la sommatoria di quanto è il vettore spostamento per il vettore della prima tappa, poi della seconda, poi della terza. Avete una sommatoria. Più le tappe sono numerose, più sono corte, più vi avvicinate al valore di cos'è un integrale curvilineo. La sommatoria è una stima. In generale, l'integrale curvilineo dipenderà dalla curva. Scelto A e scelto B, ovviamente dipenderà da dove partite e dove finite, quello è ovvio. Ma una volta che avete scelto il punto di partenza e il punto di arrivo, dipenderà in generale dal percorso. Esistono campi vettoriali molto speciali dove l'integrale curvilineo, scelto il punto di inizio e scelto il punto finale, non dipende dal dettaglio del percorso. E che quindi il bello di questi campi, tra virgolette, conservativi, o chiamati tecnicamente rotazionali, irrotazionali, è che quando lo scrivete, cioè se V è irrotazionale, allora la notazione si semplifica un po', non vi pare? Allora, voi non avete bisogno di specificare la curva, quindi non avete bisogno di scrivere parentesi C. Scelto A, scelto B, il valore non serve specificare la curva. Quindi in generale qua c'è la specificazione della curva con gli integrali di campi irrotazionali o conservativi. La specificazione della curva non serve perché dipende solo dal punto di inizio e punto di fine. Facciamo brevemente una pausa e poi andiamo avanti a mettere altra carne sul fuoco.